thank you Cari amici vicini e lontani di Telegarda, appassionati di dialetto e spero sempre di questa trasmissione, ben ritrovati. Un cordialissimo saluto per questa nostra nuova puntata sul dialetto. Intanto vi faccio notare che oggi abbiamo un luogo diverso dal solito, diciamo una location tanto per dimostrare che sto al passo con i tempi. Non siamo più cioè nel chiuso degli studi di Telegarda di Via Galla-Sadarco, ma siamo qui in questa stupenda olivaia, fra l'altro in una stupenda giornata con il canto degli uccellini qui intorno, appunto perché qui oggi incontriamo un personaggio molto curioso, fra l'altro accompagnato da tante sue amiche che gli vogliono tanto bene come lui vuole bene a loro. Mentre aspettiamo l'arrivo di questo nostro ospite, approfitto per dirvi che siamo qui in questa olivaia eh, lungo la via Crucis di L'Agel, L'Agel non L'Agel come dicono quelli che vengono da fuori, eh? L'Agel con l'accento tonico sulla A, accento tonico del quale vi ho molto parlato. Via Crucis, approfitto dato che stiamo aspettando ancora, per dirvi, questa Via Crucis risale alla fine del 1800, esattamente 1890-1891, e questa Via Crucis andava a sostituire la Via Crucis che esisteva già fin dal 1690 lungo quella che oggi è chiamata la Via da, dei Capitelli. Via dei Capitelli che, siccome doveva essere allargata eh, alla fine del 1800, appunto questa Via Crucis venne letteralmente demolita, diciamo anche per permettere... All'arciduca Alberto di avere un accesso alla sua, alla sua villa migliore e quindi si decise: fra l'altro, quella Via Crucis di Via Capitelli risaliva appunto al 1690. Si decise di portare quella via capitelli, di quella Via Crucis, scusate, da Via Capitelli in questo luogo così bello, così pittoresco, così piacevole. Sono 13 capitelli e in ogni nicchia c'è una scultura di un certo Moroder. Giuseppe Moroder della Val Gardena. 13 nicchie eh, con la Via Crucis, Via Crucis che si conclude con la 14esima nella cappellina che sta a fianco della chiesetta di Lagel dove c'è il Cristo deposto. A dire qualcosa sulla chiesa di Lagel, dato che stiamo aspettando il nostro ospite, la chiesa di Lagel è stata inaugurata nel 1725 esattamente sul luogo dove sorgeva un capitello costruito anch'esso addirittura nel 1600. Quindi capite che stiamo parlando di manufatti molto antichi, in parte risalenti al 1600, in parte risalenti al 1700, in parte risalenti alla fine del 1800. Quindi in questa olivaia c'è veramente tanta storia della comunità archese. Bene. Mi pare che a questo punto non vorrei sbagliare, ma sta per arrivare il nostro ospite con le sue amiche. Vediamo. Ecco, no, ecco, sento, sento, sì, sento qualcosa. Comunque approfitto per dirvi che alla fine ci sarà il solito vocabolarietto. Mi raccomando, munitevi di penna, carta. Spero che abbiate ormai il vostro quadernetto sul quale scriverete anche oggi. Questa volta saranno più di dieci vocaboli. Dieci vocaboli assai interessanti perché riguardano una particolare attività economica che qui era molto eh, praticata nel passato, che, ultimome, che ultimamente purtroppo è andata un, un po' ad affievolirsi. Ecco, mi pare che adesso posso dirvi che il nostro ospite è in arrivo. allora finalmente il nostro ospite è arrivato adesso vi parlo anche a me in dialetto state attenti perché le chi anche con tutte le sue amiche che le rivolgono bene, lui naturalmente le rivolge bene anche a loro eccolo qua, si chiama Valerio Clauser detto meno meno non meno, meno con la E larga eh? l'accento fonico mi raccomando ve ne ho parlato tante volte eccolo qua, il nostro caro Valerio Salve, ciao Valerio, dimmi Valerio perché sta passione per ste vacche ereditata dal padre, dal padre, ho oh, capito, ma ereditata dal padre, ma eh, bisogna averla. No? Uno è poi l'eredità, ma dopo il po' il eh, lì. così è più forte di me. E quindi te vai avanti con questa tradizione anche, che la dura da quanti anni? Penso prima del 70, mi da piccolo in l'ho sempre viste, già verso, verso quasi 40 anni. Insomma, eh. allora Valerio, te mai dì una passione ereditata da, da 40 anni? No, ecco, ma ancora. Com'è la sta passione? Non è stipendio il chiappo in comune perché non ne rende niente. No, da quando è che è anche ad avere le quote il prezzo, se prima le valiva 400 euro adesso le vale 180 euro. Ma Lo disente che la tua passione è così grande perché sennò un bel dire chiappo su, servo su tutto e lascio. È sacre come le vacche indiane. Ho capito. E allora c'è una grossa differenza fra allevare le bestie ancora? E la levare le, le bestie una volta? Una volta mi devo da mangiare, adesso le mangio al il stipendio. Ecco, ma dopo che anche ha delle difficoltà burocratiche. Tantissime. Ecco, spieghi qualcosa. e eh, per esempio, poteria lasciarle qui e non mi lascia lasciarle qui perché le inquina e Non a so... mi pensavo no, che le vacche, chi le è utili Perché intanto non serve chiamarle a Pegaso per tagliare l'erba. Di fatto è che pensa loro. E, le e dopo pensavo che il non serve nare né alla cooperativa né all'agraria trovare il concime perché esatto. le pensa loro. Eh, ma mia tutti la pensa come noi. Ho capito. Ecco, il fatto dopo che magari le va sulla strada, che qualche dunica che se lamenta anche... Come va i pedoni può andare anche le vacche o no? Capito. Sì, Anche perché di gente che questo è uno spettacolo a vedere, perché è uno spettacolo così da noi ormai le, le, non dico secoli, ma le anni che non si vede più. È la sola mia gran passione che lo ha a vivere, se no non, non sarebbe nessuno che ha questa possibilità di avergliela, di, di mantenerla. Ok, quindi, ecco, perché, ma... eh, perché il gasolio per andare a fare il e quelle robe lì, mi tocca metterlo da stipendio e non da l'ore. Ecco, spiegami una roba, Valerio. e... e, e... Adesso le tue bestie le restano qui, ma dopo le mandi in montagna? Sì, vado su le Stiff. Ah, te le sì, mandi sì, su e vengo Sì, al 15 settembre e mi fermo qui un mes mese, un mese mes e mes avanti andrò dalla laga come un cretino. Quindi, come dice il detto, le, le vacche le va in montagna a fare le siore. Eh, le va a fare. Ma ti pensa un po' che, che, che bel detto questo ah. qua. Senti Valerio, che ti allora a conclusione? Eh, la tua passione? lei è così grande che insomma ti vedrei sempre chi ha Lager. Eh, ti vedi che. Con i tuoi besti, Quanto è a proposito? Un tango no, due capi, due desi, dai desi due desi capi che i Ho capito. Ma pensi di... Ma beh, visto che quel che ti mai no, no detto no, ma non ti pensi di ampliare. No, ampliare. Ampliare, in Ma. italiani termine italiano, cos'è? Baistei, Italia, non saprei pronunciarlo. Senti, l'ultima roba, saludem questo bel cane, che questo sarebbe il cane da pastore eh, sarebbe un bel cane, costanca! anche e questo la sera che fa, le mette in fila e le porta su? le mette in fila e le, 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 porta, mette, le, fila, le porta a casa e sempre l'ubilis, è bravissimo okay. l'emborder coli la seciamo a Selly. Ah, come la nevarda, eh? Ah, eh? che vita che la fa questa, è la vita da Siona questa. eh, la mi risparmia molto dei passi perché sennò no, a Dio buono, corre che Dio sempre le vuole sempre nar ho capito. Cari amici di Telegarda, a questo punto potrei continuare a parlare in dialetto, ma mi diseria che la nostra intervista l'è finita. Perché questa intervista? Intanto an perché con Valerio parliamo di dialetto escet e dopo anche perché veramente ho avuto l'occasione di mostrare a voi tutti un angolo qui dell'olivare e della via Crucis che meritava una certa attenzione, perché ripeto, vision così, diseria quasi pittoresche, dico bucoliche per usare in termine letterato, non si vede più. Fra l'altro adesso sto incontro, mi dà la possibilità di dirvi appunto di prima, attenzione, preparare la, la penna e il foglio, perché vi dirò alcuni, alcune parole dialettali che hanno a che fare con l'allevamento delle bestie. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Naturalmente prima dei vocaboli saluto l'amico Valerio. Grazie dell'intervista, mi raccomando Tenighe Duro, anche se la, se la crisi l'ha imperante, come dice... Le facce che la faga tenere che duro perché fra poco ho un pensione. Io allora te che tengo te 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 duro per forza perché al bar non vago. Grazie di nuovo allora e allora passiamo adesso ai vocaboli. Io mi siedo, guardate qui sotto un olivo. Bene, allora vediamo questi vocaboli, ritorno a parlare naturalmente in italiano. Monzer con la O chiusa, mungere. Scagnel o scagnelot, lo sgabello, il piccolo sgabello. Farlet, il letto per gli animali fatto generalmente con le foglie. Raminel, il piccolo contenitore in rame o latta. Il secio o il, sec, il secchio, nel quale mettere il latte. La pastura, il mangiare, il cibo per gli animali, la paia, la paglia, il trefoi, trifoglio, sogat, sogatel, soga, corda, cordicina, piccola corda, la cavezza, grossa corda per legare gli animali, il campanaz, il grosso campanaccio appunto al collo delle mucche o delle pecore al pascolo, Peit, questo è curioso, sono le mammelle della mucca. Il formai, il formaggio. Boter, la, la Echiusa, mi raccomando, burro. Il kai è il caglio, per fare il formaggio appunto. Beh, la grassa è il letame. Vedelot, il vitellino. Poi beh, bo, bue. La vaca la mucca. E concludiamo in bellezza con la boassa. Accento tonico sulla A è lo sterco dei bovini. Grazie, mi raccomando, sempre avanti, ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Alla prossima puntata.